nell'episodio di oggi. No, raga, ha fatto qualcosa lui. E voi non so se lo sapete, ma è una delle cose più rare di Minecraft. Non lo so. Voglio vedere bene. Voglio vederci chiaro. Burloni, siamo finalmente tornati in una delle serie più amate sul mio canale, ovvero quella dei seed misteriosi e dei mondi che ci mandate voi all'interno del Discord oppure su messaggi privati, insomma, tramite quello che potete ci inviate le cose. Oggi, ragazzi, abbiamo tre mondi, forse di più, adesso vedremo, in base a quanto dura il video, sinceramente. E amici, oggi sono pazzeschi! Posso dire questa cosa? Sono pazzeschi! Iniziamo subito dal primo. Anzi, prima di iniziare vi mostro come ho messo una mod in più. Vedete, ci sono tre mod e non c'è più scritto due. Beh, questo perché, ragazzi, è stata aggiunta word edit. Perché questo? Perché uno di voi mi ha detto: Marci, stai attento, perché potrebbero mandarti mondi con i command block all'interno. Quindi fai questo comando, così almeno se ci sono dei command block nello spawn te li toglie tutti. Quindi, ragazzi, ho deciso di ascoltarvi su questa cosa e via. E come ben vedete c'è scritto Forge, Minecraft Forge, e questa sotto è word edit. Vedete, word edit, Forge, e questa è Minecraft. Optifine ovviamente non la segna, ma abbiamo anche quella. Guardate un pochettino, c'è anche Optifine all'interno. Iniziamo subito dal primo seed. Il caro Francesco ci manda questo messaggio e mi dice: ciao Marci, ho trovato un seed dove il danno è buggato. E io gli chiedo: ma come mai è buggato? Spiegami un pochettino meglio. Ti spiego meglio. Gli animali shottano a caso. Se ti schianti per terra ricevi il danno, ma sembra che a volte devi ricevere il danno più volte possibile. Non so bene spiegarti. Quando entri capirai. E ti fa anche morire a volte. Se invece prendi fuoco non prendi danno, e invece se vai nella lava stessa cosa. Quindi è tutto completamente buggato. Ti allego anche il mondo, questo è il seed. Ho provato a generarlo uno di questi giorni con i miei amici, generando con i testi casuali. Praticamente lui aveva messo il testo con il carattere casuale, che adesso vedrete subito. Andiamo subito a prenderlo, ragazzi, e vi dico subito che per copiare e incollarlo non ho capito neanche come hanno fatto, sinceramente. Mettiamo creativa, chiaramente, word, mettiamo il seed, che è questo. Non me lo fa neanche incollare. Giuro che non me lo fa incollare. Ah no, eccolo. Viene sta roba qui che non so neanche che cosa sia. È un 2 con dei caratteri. Vabbè, non voglio sapere cosa sia. In realtà non è così. Cioè, quello che ho copiato è tipo una roba fatta tutta in verticale. Vabbè, iniziamo che è meglio. Allora, mi avete detto la scorsa volta anche che in realtà, secondo delle dinamiche, effettivamente la generazione del mondo, quando è molto lenta, è perché potrebbe esserci un bug. Nel prossimo episodio, invece, vi andrò a spiegare delle altre cose. Allora, questo qui intanto è il seed. Devo capire un attimino se prendo una caduta, se muoio all'infinito. Intanto siamo spawnati vicino ad un villaggio abbandonato. E voi non so se lo sapete, ma è una delle cose più rare di Minecraft, spawnare vicino ad un villaggio abbandonato. Già questo mi fa presagire che magari c'è qualcosa di particolare in questo mondo. Che ne so, andiamo a vedere dentro se c'è la chest del fabbro. Ci sono anche delle robe nel fabbro, ma niente di che. Aspetta, cos'è che stiamo sto facendo partire qualcosa? Non ho capito se stavo facendo partire qualcosa. Vedete, si sente un titi, come se stessi utilizzando una pedana. Vabbè, fa niente. Andiamo a vedere se i mob effettivamente mi ammazzano. Io direi di provare con uno zombie, anche perché non so se l'ha scritto. Per provare, il caro amico mi ha detto di provare ad andare vicino a uno scheletro. Vediamo un pochettino se... No, mi sembra che il danno che facciano questi mob sia letteralmente normale. Prova a summonare uno zombie. Mi ha summonato un piccolo zombie. Sì, fanno danno, chiaramente mi ammazzano, ma mi sembra un danno normale. Andiamo col secondo tentativo. Secondo tentativo! Iniziamo! Dovremmo provare a fare quello che mi ha detto uno di voi, ovvero creare un mondo nella Potato Update, riaprire una versione precedente per poi aprire una versione nuova e vedere che cosa succede. Potremmo provare a fare anche queste cose qua. Il seed, chiaramente, è sempre il medesimo. Io direi di metterci sotto un alberino e sponiamo chiaramente un piccolo zombie. Facciamo così, facciamo CTRL V e vediamo un po' se mi ammazza. Mi sembra che qua il danno sia sempre regolare, quindi spostiamoci con il nuovo tentativo. Terzo tentativo, questa volta mi provo a buttare nella lava, cari, perché voglio vedere se effettivamente prendo danno oppure no, perché c'era scritto anche che non si prendeva danno nella lava. Vediamo se c'è una pozza di lava nelle vicinanze, se no la piazziamo noi direttamente, perché forse... Ah, no, eccola qua, qua c'è della lava. Io vado direttamente qua dentro, vediamo un pochettino se prendo danno. Sono in survival, sì, e direi che prendo danno, quindi questa cosa non sta funzionando.
What, raga? Ha funzionato! Ha funzionato! Raga, ha funzionato! Mi ha killato completamente di colpo! Vediamo invece il danno da caduta, se funziona. No, ragazzi, guardate, prendo danno all'infinito, non sto facendo niente. Non sto facendo assolutamente niente. Muoio dal nulla. Allora, questo non è il mondo del fan, ma per dimostrarvi che non sono io che ho preparato qualcosa, faccio lo stesso il comando che mi ha detto il ragazzo, ovvero replace near 200, quindi nell'area di 200 di raggio. Togliamo i command block, quindi command block air. Vediamo se funziona qualcosa e se in chat ci darà 0. Vuol dire che effettivamente non ci sono common block. Vedete, 0 blocks have been replaced. Quindi, raga, non sto facendo letteralmente nulla. Vediamo se prendo danno dalla lava a sto punto. Sono curioso. Raga, non prendo danno da lava! Non ci credo e siamo solo al settimo tentativo, raga. Ha funzionato praticamente subito questa volta. È un po' creepy. Posso dirvi che questa cosa è un po' creepy? Perché il ragazzo non mi ha spiegato come l'ha scoperto o cose varie. Però se mi succedesse una cosa del genere, devo ammettere che non so se la prenderei proprio bene. E vediamo, guardate, mi sciotta. Lo scheletro mi sciotta. No, raga, mi sciotta. È incredibile questa cosa. Voglio però provare, adesso però magari devo cercare di scappare. Vediamo, la tecnica è provare a scappare, vediamo. Sì, mi ha balzato la freccia. Scappa, scappa. Ce l'ho fatta. Voglio però provare a spawnare, esatto, un creeper. Vediamo se mi ammazza da lontano. Sì, ragazzi, anche da lontano mi ammazza, quindi direi che non va bene. Questi due si stanno colpendo, voglio vedere se uno ammazza l'altro. No, raga, non si ammazzano, muoio solo io. Caro Francesco, mi hai dato un seed veramente spaventoso, ma piuttosto incredibile. Non mi aspettavo potesse succedere una cosa del genere. Vorrei cercare di approfondire meglio come funzionano queste cose. Mi piacerebbe capire dai data, da tutte queste cose qui, se c'è qualcosa che si corrompe oppure no. Perché io penso che qui sia proprio l'attack damage del mob che vada a cambiare quando va a colpire un player. Quindi secondo me è quello. Fatemi sapere sotto nei commenti voi però la vostra teoria. Cari amici, passiamo con il secondo seed che ci mandano Aurora e suo fratello Luca. Aurora e Luca mi mandano un messaggio che ho dovuto un po' decifrare, raga. Me lo sono riscritto un po' perché non era scritto, era scritto un po' a caso, perché probabilmente della foga di quello che avevano scoperto l'hanno scritto un po' così. Ciao Marci, in questo seed le vene dei diamanti sono incredibilmente assurde e pazzesche. Ogni minerale in generale mi sembra che sia strano perché ha delle vene che sono anche di 100 blocchi. Pensa un po' che il diamante ha trovato una vena da 24 blocchi. Come ben sai, è impossibile che esista questa cosa. Raga, l'ho letto senza le virgole come era scritto e mi ha fatto morire. Sono curioso di provarlo, però, perché a me pare strano. È un bug generazionale un po' troppo deep. Mi sembra un po' troppo preciso. Non lo so. Voglio andare a provarci. Survival. Andiamo a mettere il seed, che è esattamente questo qua che non ho copiato. Io, niente, non sono più capace a copiare le cose direttamente su Minecraft. Così, eccolo qua. Se non vedete le prime cifre prima dell'1, aspetta, facciamo così. Questo è il seed, ragazzi, così lo riuscite a vedere per bene. Andiamo a metterci subito in creativa. Ok, create new world. Andiamo a vedere se riusciamo a beccare letteralmente qualcosa. Eccoci qua, ragazzi. Allora, intanto vedo una vena di coal particolare. Ma sapete cosa mi conviene fare? Facciamo replace near stone air. Aspetta, replace near stone air, però magari 100. Così vediamo effettivamente quanto sono grandi queste, come si dice, queste vene. Ha cambiato 1.609.000 blocchi. Bene, ora mi crasha il computer al 100%, ragazzi. Ho distrutto il computer? No, non l'ho distrutto. Vediamo un po' se ci riesco. Forse ho esagerato un po' con i 100 blocchi. La prossima volta facciamo 50. Però in realtà ha funzionato molto bene. Allora, le vene mi sembrano effettivamente giganti. Anche questa di coal non so se può esistere di così tanto. Però dobbiamo vedere quelle normali. No, infatti mi sembra che quella d'oro siano normali. Quelle di diamanti non le vedo nemmeno, ragazzi, perché sono tutte a livello deep slate, se non sbaglio. Eh sì, ragazzi, qua di diamanti non ne vedo e non vedo neanche delle vene così esageratamente grandi. Quindi non so, facciamo una cosa, siccome lui mi ha legato il mondo, andiamo direttamente nel suo mondo a vedere questa roba, perché sono proprio curioso e via. Peraltro, indice di credibilità del primo, a sto punto vi darei un 10 perché mi è successo, di questo qua per adesso
Non lo so. Voglio vedere bene. Voglio vederci chiaro. Quindi andiamo nel suo mondo. Ok, eccoci qua dentro. Prima di iniziare però, chiaramente, andiamo a fare il nostro solito rito. Replace near 200 common block air. Così controlliamo che non ci siano dei common block che cambiano generazione. Anche se non penso ci siano dei comandi di questo tipo, è giusto che ci proviamo. Zero blocchi have been replaced. Andiamo giù, ragazzi, e vediamo un po' che cosa sta succedendo. Ok, già... Già, ragazzi, vedo che c'è qualcosa che non va. Già, ragazzi, vedo roba che non va. Guardate quanto diamine di diamante c'è. Io dubito che questa cosa fortemente sia veritiera. Però facciamo un bel replace near di nuovo. Facciamo magari 50 questa volta. Deep Slate Air. Così vediamo un pochettino tutto quello che c'è. Allora, ragazzi, non penso proprio, ragazzi, che questo sia veritiero. Allora, io posso fare anche un F3G, quindi questo qua è l'unico, è un chunk. Vediamo in un chunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 68, 69, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81 in un solo chunk, ragazzi. Anzi, in una vena... No, è impossibile. Questo, ragazzi... Sto dubitando sia un bug generazionale. Mi sembra veramente troppo strana come cosa. Anche perché secondo me è fattibile farlo in qualche modo. Probabilmente l'avrà fatto in un word edit. Mi ha passato il mondo. Non ne ho idea. Allora, la prova del 9 è questa. Andiamo a TP 2 milioni come l'ultima volta. Anzi, facciamo un po' più vicino, tanto penso che cambi. 100, facciamo un numero istante. 187.398, 100 meno 34.567. Vediamo un po' se anche qui la situazione è la medesima. Se non è la medesima, chiaramente, qua c'è un problema di base. No, invece anche qua, ragazzi. Anche qua, ragazzi, Mi state dicendo che anche qua c'è... A parte che qua... No, vabbè, ragazzi, qui anche l'oro... Allo spawn l'oro non c'era così tanto. Raga, allo spawn l'oro non era così tanto. Ok. Questa cosa è dannatamente strana e particolare. E togliamo anche la netherrack. Netherrack. Ok, vediamo un pochettino la situazione com'è. E vediamo un po' se c'è anche qui tantissima... Sì, ragazzi, mi sembra che ci sia veramente troppo. Questa è veramente troppa nederite. Non mi sembra fattibile che in un solo chunk ce ne siano così tanti, oggettivamente. Poi io magari mi sbaglio e può essere, però tipo una vena da così, raga, dai. 1, 2, 3, 4, 5, una vena da 6. Sto dubitando di quello che sto vedendo, ragazzi, sinceramente. Quindi, ragazzi, indice di credibilità in questo caso... Vi dico che do un 6 perché effettivamente non ci sono comblock, però potrebbe aver cambiato qualcosa lui in generazione. Replace near Deep Zetere, vediamo che succede qua. Attenzione, eccoci qua. Raga, ve l'ho detto, c'è qualcosa di strano. Ovunque di tipi c'è qualcosa in più. No, è impossibile, raga. Questo è impossibile. Io dico e decreto finalmente la mia impossibilità nel credere in questa cosa. Ma vi lascio... A voi i pareri sotto nei commenti. Il caro Arturo ci manda il terzo seed di oggi, sempre quando hanno in allegato il mondo. E mi dice: Marci, ho generato un mondo senza sole. Guarda, ti prego. Andiamo subito a provarci. Facciamo così. Questo è il seed, ve lo mostro un attimino in cam così lo vedete. Meno 64, eccetera, eccetera. Torniamo indietro così e così. Andiamo a mettere creativa e vediamo che succede. Non ho ben capito cosa vuol dire perché non l'abbiamo testato. So solo che l'ha testato il ragazzo server, il mondo che l'ha mandato. Il fan ha detto ah, esattamente ah. Togliamo l'F3G che siamo sempre nell'istanza di prima. A parte che il sole c'è, quindi qua ragazzi non c'è neanche da controllare. Faccio un po' di tentativi e al massimo utilizzo il suo mondo. Dai, il secondo lo facciamo assieme. Ricreiamo il secondo tentativo. Dai che ce la facciamo! Non vedo l'ora di vederla questa cosa. O almeno di scaricare il suo mondo. Allora, è vero, può essere che ad alcuni succedano delle cose. Perché io so che voi avete dei magheggi strani. Del tipo lo apri in 1.17, lo riapri in 1.20, lo cancello. Quindi magari si può buggare in qualche modo. A me, ragazzi, devo farlo nella versione che... la più nuova possibile. Io qua comunque solo lo vedo. Entro direttamente nel tuo. Ragazzi, allora, ho testato di nuovo i seed che ho provato prima e ho tolto la Night Vision. Però vedevo tutto tranquillamente. Qui vedo il sole, ma vedo tutto in ombra, raga. Ma che cavolo? Ma cosa sto vedendo? Ma che cosa sto vedendo, raga? Facciamo il solito test, ragazzi. Replace near 200, common block air. Vediamo un pochettino se effettivamente c'è qualcosa.
E attenzione, non c'è niente, attenzione. Allora, sono in F3N, ragazzi, per cercare di capire un attimino che cosa c'è. Vedete che, cioè, a parte che non mi genera il mondo, raga. E qua c'è della luce, ma che cavolo sto vedendo? Raga, qui c'è della luce, qui no, qui c'è della luce, qui c'è della luce, raga. Qui c'è, no, non c'è della luce, ok. Non riesco bene a capire perché è tutto buggato, ragazzi. Ma scusami, ma se io vado in... Ma c'è un... è un disco di cobblestone? No, raga, ha fatto qualcosa lui. Ha fatto qualcosa lui in qualche modo, raga. È riuscito a fare una generazione a livello massimo della stone. Ma come ha fatto, raga? Eh sì, raga, vedi tutti in ombra sotto, chiaramente. Oh, questa è una bella furbata, raga. Però questo non è assolutamente un bug generazionale. Ha fatto lui qualcosa per... Oddio, non lo so. Non lo so. Indice di credibilità, qua vi do un 6 sempre perché non saprei se c'è un modo per fare questa roba qua. Quindi, boh. Però vedete che si... Non capisco se si genera sempre. Boh, è stranissimo. Vabbè, ragazzi, l'abbiamo provato. È strano, assolutamente. Sì, sono in creativa, ma non mi metto in creativa perché sta laggando tutto. Noi, amici, ci vediamo in un prossimo video. Spero che questo video spettrale vi sia piaciuto. Da Marcio è tutto.